l'avvocato Carmela Novaldi, che rientra nello staff organizzatore del Tour della Legalità, ideato anche in collaborazione con la Fondazione Voce dei Creatori di Don Luigi Merola, che ha dato vita al contest Tutti giù per terra, che ha coinvolto gli istituti superiori di Cava dei Tirreni. Sì, infatti abbiamo cercato di coinvolgere i ragazzi in questo progetto, cercando di invitarli e sollecitarli e spronarli a parlare di legalità in qualunque forma loro ritenessero opportuno, con una fotografia piuttosto che con un videoclip, piuttosto che con un video. È una richiesta che abbiamo rivolto ai ragazzi delle scuole superiori di tutta Cava dei Tirreni. Hanno risposto bene e siamo contenti. Insomma, sono arrivati in finale quattro elaborati rappresentativi di ciascuno degli istituti superiori di Cava dei Tirreni. Stamattina, durante l'incontro al liceo genuino di Cava dei Tirreni con Don Luigi Merola, abbiamo assegnato il primo e il secondo posto. Primo posto per la giuria tecnica, composta da giornalisti e addetti ai lavori dell'agenzia di comunicazione MTN Company di Cava dei Tirreni e della giuria popolare. I ragazzi, i lavori sono stati postati sulla pagina Tutti giù per terra, pagina Facebook, e tutti i ragazzi hanno manifestato la loro preferenza con i mi piace, e quindi abbiamo avuto i due vincitori. Un'iniziativa che alla prima edizione già riscossa, possiamo dire, un buon successo da ripetere negli anni? Beh, è stato molto impegnativo, però insomma, con l'entusiasmo di tutti quelli che hanno collaborato al progetto e hanno sposato la nostra iniziativa, ci siamo riusciti. Per cui, anche su sollecitazione dello stesso Don Luigi, che insomma, è stato molto soddisfatto dell'incontro di questa mattina, credo che ripeteremo l'esperienza. L'avvocato Michele Alfano, presidente della Camera Penale del Foro di Nocera Inferiore, relatore al convegno organizzato con la partecipazione di Don Luigi Merola sulla legalità. C'è stata un'emozione stamattina partecipare all'assemblea con i ragazzi del liceo genuino. È stato veramente un momento di particolare tensione, anche perché c'era l'incontro con questo prete eroe che io ho avuto la fortuna di conoscere oggi, ma che comunque era noto alle cronache per la sua attività condivisibile, apprezzabile sotto tutti quanti i punti di vista. E si è confrontato con ragazzi e con una platea particolare. Noi avvocati non siamo soliti affrontare questo tipo di esperienza. Che emozioni le hanno trasmesso questi ragazzi, Presidente? Infatti era proprio questo, anche riporto ancora adesso, oggi nel pomeriggio, questi particolari sentimenti che erano un poco di nostalgia, ricordando antichissimi, lontani tempi del liceo e dei nostri banchi di scuola. E sono quelli di oggi di confrontarsi con essi sui problemi attuali del pericolo costituito dalla criminalità organizzata, che deve essere combattuta con tutti quanti i mezzi possibili, soprattutto con gli strumenti da fornire ai giovani per far cambiare questo mondo e soprattutto per debellare questa piaga sociale. Ha assistito anche alla proiezione dei video che i ragazzi hanno presentato per il concorso Tutti giù per terra. Le emozioni che questi video, le sensazioni, le impressioni che questi video, il concetto di legalità di questi giovani le ha trasmesso. Anche questo è l'uso di mezzi e strumenti che per noi sono sicuramente desueti, o almeno sicuramente sono lontani, meglio ancora, dalla nostra capacità di utilizzarli e di sfruttarli. I ragazzi riescono ad esprimersi e riescono ad esprimere delle idee chiare e delle idee condivisibili sotto tutti i punti di vista, anche con questi mezzi nuovi, quali sono, vabbè, i mezzi cinematografici non solo, ma anche questi televisivi, dei web, di internet e di altro. È questo un modo efficace per sottolineare con un mezzo attuale quello che è la necessità di un impegno. Ad un tecnico del diritto non posso non chiedere che cos'è la legalità, una battuta. No, la legalità è l'osservanza della legge, punto e basta. Poi ci sono l'osservanza della legge e delle regole. Poi ci sono mille modi per coniugare e per declinare questo vocabolo, e soprattutto quello di interpretarlo, ma soprattutto quello di interpretarlo nel modo giusto, che è la cosa più difficile. Grazie. Cava dei Tirreni è stata la prima tappa del contest Tutti giù per terra, ideato dalla Fondazione A Voce dei Creatori di Don Luigi Merola. Un contest che è stato fondato sul tema della legalità. Quanto è importante oggi diffondere il giusto messaggio tra i ragazzi?
Ma credo che sia molto importante, anche perché legalità vuol dire tante cose, vuol dire certamente rispetto della legge, ma anche rispetto delle istituzioni, vuol dire un comportamento etico, vuol dire non distruggere i beni pubblici, vuol dire non buttare carte per terra o deturpare il paesaggio, vuol dire essere membri di una cittadina, di una cittadinanza, e vuol dire, come dire, saper stare con gli altri. Don Luigi Merola è già venuto altre volte a Cava, il suo messaggio è sempre un messaggio molto, molto forte, la sua azione è di grande coraggio in un contesto sociale non paragonabile al nostro per le difficoltà che incontra, ma a maggior ragione emblematico di come si possa lottare appunto per la legalità. È una cosa che si vive tutti i giorni ed è necessaria, io dico che significa la necessità, e per chi è conosciuto di greco, forse non so, parla anche in greco, ma lo dico in italiano, e in termini filosofici è la continuità di educazione, di formazione alla legalità, saremo persi. Io vorrei iniziare in maniera un po' provocatoria, perché ho visto, mi ricordavo che qualcuno è adatto anche al nostro tempo, che volevo, come dire, anche a voi trasmettere. Quod ignorari abis qui in Repubblica versantur turpissimum punto. È latino, non è arabo, il latino nessuno lo vuole studiare più, senza sapere che neghiamo proprio alla nostra lingua la sua storia. Noi parliamo latino, lo dico sempre anche ai ragazzi che sono con me al liceo scientifico, dico non lo parliamo, quindi qualcuno dice ma non vogliono fare latino, vogliono fare un'altra cosa, ma Tito Luigi è stato così. E allora parto di qua, perché mi sento molto sovversiva. Dovevo fare questa professione, io ho fatto la docente per tanti anni, avevo 16 anni quando ho avuto il mio primo alunno, che aveva 14, adesso, e le cose rimangono, alcune cose rimangono sempre uguali, però anche molto difficile. La scuola, essendo una comunità, e qualcuno ha detto che è una comunità educante, e allora è nel suo DNA, come dire, insegnare l'italiano, la linea greco, la stessa lezione, la stessa maniera nelle classi che mi sono capitato. Ho cambiato sempre, ho cambiato la strategia, ho cambiato la metodologia, perché i ragazzi che avevo di fronte sono stati sempre buoni e mi hanno insegnato loro hanno insegnato a me a... No, non c'è bisogno. Ora dalla città di Cava dei Misei, partendo stamattina dal suo impegno concreto presso gli autorevoli relatori che hanno condiviso il suo intervento, ovviamente non solo il saluto istituzionale, sono l'assessore Valberti, l'assessore alle politiche sociali e non solo di questa città dal 2010, quindi come dire, un po' vi lascio immaginare, questo Luigi sicuramente ci insegna, le persone non hanno bisogno solo dell'aiuto concreto, materiale, pratico, quindi del sostegno delle istituzioni, che laddove è possibile certamente senza questo. Io uno dei primi input che ho dato nella legge delle politiche sociali di questa città, di essere citati appunto, Cava e la sua abbazia nei paesaggi della cultura europea, l'abbadia di Cava dalla Longobardia minore all'unità d'Italia e il tesoro d'arte dell'abbadia di Cava dei Tirreni. Penso che è un'opera che sicuramente fa piacere a Don Luigi Merola, che da tanti anni ormai a Cava, come dire, presente, non solo presente fisicamente, ma sta lasciando i segni. Anche perché alle 5, come siamo rimasti, io ho subito alzato e ho partito per il tempo. Allora, Preside, io poi non ho seguito gli altri interventi perché ho fatto... Ah, non sono intervenuti, va bene, perché mi dispiace che poi, insomma, vado via. Stamattina ci sono tante belle cose. Oggi proprio mi ha fatto fare una bella opera, mi sono trattenuto da Lolita, perciò, insomma, perché mi voleva vedere dopo alcuni anni, insomma, è stato un bellissimo incontro. Poi non volevo fare più, perché poi Lolita mi ha fatto un sacco di domande, gli ho fatto vedere anche, insomma, attraverso il video, incontro con il parroco Francesco, perché siamo
consigliere ci diceva un po' la Chiesa, che deve, anche la Chiesa deve cambiare. Per fortuna abbiamo avuto Papa Francesco che altri del cambiamento. Francesco ha fatto a Quirinale, io stavo nello studio lì a TV2000, stavo in diretta, ho commentato man mano che il Papa arrivava da Presidente, ho detto ma voi rendete conto, cioè il gesto che ha fatto questo Papa. E pure il mio sindaco mi può ricevere, mi faccia sapere, ma mai a fatto. Lo sapete il problema che l'ho fatto vedere stamattina tramite Domotti e non Striscia Notizia, abbiamo fatto vedere un video ai ragazzi che erano anche un po' più impegnati, è venuto e ha denunciato questa cartella assunta di 10.000 euro di spazzatura. L'abbiamo pagato, questo è un servizio di opera legalità, opera di lavoro. Anzi, ultimamente è stata una persona anziana, ma infatti c'è anche l'esame, perché queste, diciamo, non è lì, ma c'è bene, deve aver messo a fuoco. Disse, questo è il predica esce per televisione, detto, ah, no, ma tu sei... Ecco, per esempio. Allora, io sono venuto qua, innanzitutto come sono venuto qua? Sono venuto qua come figlio di questa chiesa, di questo pescatore. Il pescatore non va a pescare in Dagavasca. Noi abbiamo assistito alla premiazione del contest Tutti giù per terra. Il tema che si evince da questa manifestazione è stato, diciamo, l'educare alla responsabilità. Quanto è importante oggi educare i giovani alla responsabilità? Il tema scelto da noi, dalla Fondazione Voce e Creatura, ma dalle associazioni e dalle scuole Tutti giù per terra, è un tema con un obiettivo ben preciso, quello di partire tutti insieme. Tutti dobbiamo partire da zero per ricostruire questa società, che non la si costruisce creando solo eventi, ma la si costruisce educando giorno dopo giorno. L'emergenza nostra non è un'emergenza educativa, non è un'emergenza solo di criminalità organizzata, ma l'emergenza del nostro sud, del nostro territorio è anche educativa. Perciò oggi abbiamo creato questa rete e da questa rete partiamo per costruire nuovi cittadini. E il ruolo della scuola in questa rete? Il ruolo della scuola è fondamentale, la scuola si deve rinnovare innanzitutto nell'edilizia scolastica, provocando stamattina, questo ho detto anche a chi ci ha ascoltato, una scuola aperta dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera, una scuola che non forma solo i ragazzi istruendoli alle nozioni, ma una scuola di vita, dove i testimoni entrano nelle scuole e parlano al cuore dei ragazzi.